Oggi vediamo la risposta di Claude ai GPT personalizzati di ChatGPT. Infatti Anthropic ha da poco rilasciato questa nuova funzionalità che è chiamata Projects, che ci permette appunto di creare dei progetti dedicati a svolgere determinate mansioni, determinati task o comunque verticali su un determinato ambito di applicazione. Anche Claude si sposta sempre di più verso un'esperienza personalizzata, quindi avremo la possibilità di creare tanti progetti in base a quello che dobbiamo fare. In questo video vi mostro come funziona, facciamo un breve tutorial e passo dopo passo ne costruiamo uno. Eccoci sulla home page di Claude. Abbiamo qui sotto l'opzione, vediamo, cioè proprio ben evidenziato che si tratta di una nuova opzione, New, Introducing Projects. Se clicchiamo, abbiamo una breve demo in cui ci viene un po', ci viene spiegato di cosa stiamo parlando e possiamo cliccare su Try an Example Project. Accediamo a questa sezione e possiamo già visualizzare un project realizzato dagli stessi sviluppatori di Claude. Ed è una vera e propria guida all'utilizzo di Claude, quindi è stato addestrato con dei dati specifici per formare appunto su come utilizzare al meglio Claude. Ma andiamone a creare uno noi. Se apriamo la barra laterale a sinistra, abbiamo la sezione Project, clicchiamo e accediamo a questa sezione dove abbiamo i progetti. Qui ho fatto un po' di prove, ma l'ho iniziato a utilizzare pochi giorni fa, e qui in alto a destra abbiamo l'opzione Create Project, e questo ci porta alla costruzione guidata del nostro progetto. Quindi qui andiamo a nominare, diamo un nome al nostro progetto. In questo caso ho pensato di generare una sorta di generatore di post LinkedIn basati sul transcript dei miei video, quindi l'idea è quella di dargli in pasto il transcript di un video precedentemente pubblicato e fargli generare dei post LinkedIn. Quindi lo chiamo Post LinkedIn Generator e qui vado a fornirgli una descrizione. Gli fornisco una breve descrizione. Allora, il progetto dovrà generare un post LinkedIn partendo dal transcript di un video YouTube. Il post dovrà essere coinvolgente ed efficace nello stimolare l'engagement. I video sono tratti dal mio canale YouTube personale sull'AI generativa. Clicchiamo su Create Project e vediamo lui ci fa accedere a questa nuova sezione. Noi in questo momento abbiamo l'interfaccia di Claude, ma in un ambiente differente rispetto all'home page. Siamo infatti all'interno del nostro nuovo progetto. Qui abbiamo la barra dove possiamo inserire il prompt, possiamo selezionare il modello. In questo momento è Claude Sonnet 3.5, che è il più avanzato e il più intelligente, se così vogliamo definirlo. Qui abbiamo l'opzione per allegare, un po' come abbiamo visto anche con la versione standard, per allegare dei documenti o comunque delle immagini, infatti è dotato di funzionalità Vision. Qui sotto lo storico delle nostre chat, che ovviamente al momento è vuoto perché è un progetto appena creato. E qui sulla destra abbiamo altre opzioni per personalizzare e arricchire, migliorare la qualità delle risposte, per migliorare comunque questo progetto. Qui abbiamo la possibilità di aggiungere una knowledge, quindi abbiamo la possibilità di aggiungere i nostri documenti, i nostri file, in modo da dargli un riferimento, arricchire il contesto e rendere sempre più specifico per i nostri scopi, per quello che dobbiamo fare, il contesto di applicazione. In questo caso, se clicco su Add Content, vediamo, posso caricargli dei file, dei documenti dal mio device, dal mio computer. Quindi in questo caso gli vado a caricare un documento con le best practice per scrivere un post su LinkedIn, dei miei esempi di post passati e anche un po' di dettagli aggiuntivi, di analytics del mio canale YouTube, giusto per dargli del contesto aggiuntivo. Ma poi ovviamente possiamo caricargli anche altro materiale. Vediamo che una volta che gli ho caricato questi file, abbiamo un'indicazione dello spazio che abbiamo occupato. Noi infatti abbiamo un limite per il caricamento dei file, ma secondo me questa indicazione è molto utile per capire a che punto siamo. Io in questo caso ho occupato solamente il 6%, quindi teoricamente posso incrementare, posso aggiungere tanti altri file, tanti altri documenti o comunque elementi aggiuntivi per arricchire ulteriormente, rendere ancora più specifico questo progetto. Però questo ovviamente è un esempio, giusto per farvi capire un po' come funziona, quali sono le dinamiche. Oltre ai documenti e ai file possiamo anche scrivere un testo, quindi possiamo scrivere direttamente all'interno di Claude se ci sono delle indicazioni, se vogliamo inserire manualmente, magari copiamo e incolliamo un testo direttamente dentro Claude invece di caricargli il documento. Però al momento non possiamo ancora caricare immagini e vediamo che sotto alla sezione Knowledge abbiamo la possibilità di aggiungere delle custom instructions. Le custom instructions, un po' come abbiamo visto su ChatGPT, sono delle istruzioni personalizzate appunto che
aggiungono del contesto e ci permettono di rendere più specifica, più rilevante la risposta del modello AI. Informazioni su come vogliamo ci venga restituita la risposta, come deve comportarsi questo progetto quando inseriamo il nostro input. Quindi gli vado ad assegnare un ruolo, gli dico: ha ragione ed agisci come un social media manager con 10 anni di esperienza nel settore, specializzato sulla piattaforma LinkedIn. Per il tono e lo stile fai riferimento ai post LinkedIn che ti ho caricato, così come alle guidelines fornite. Quindi gli sto dicendo di dare subito un occhio al materiale che gli ho caricato manualmente. E poi gli do comunque delle indicazioni più specifiche sul tono, che dovrà essere comunque amichevole, ma allo stesso tempo professionale ed informativo. Inoltre gli chiedo di includere nei post che genererà sempre un call to action e una emoji. Vediamo un po' come si comporta. Ovviamente questa è solo una base, possiamo poi arricchirla, testare e migliorare ulteriormente sia le custom instruction che il materiale che gli andiamo a caricare come riferimento. Prima di andare avanti, prendetevi qualche secondo per mettere mi piace, così facciamo arrivare questo video a più persone possibili, ed iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così non vi perdete altri contenuti simili, altre guide, tutorial sul mondo dell'AI generativa. Vi lascio anche i link per iscrivervi alla newsletter che mando ogni settimana, in cui raccolgo tutte le novità più importanti, tool, consigli, prompt da utilizzare subito, e una volta iscritti ricevete subito gratuitamente anche 2 ebook per utilizzare meglio ChatGPT. Direi di andarlo a provare, gli inserisco la trascrizione del mio ultimo video proprio su Claude 3.5 Sonnet, andatelo a recuperare perché è un contenuto molto interessante, le potenzialità del nuovo Claude sono pazzesche, sono veramente a livello se non superiori in alcuni casi a ChatGPT. Vado a inserire quindi questo transcript, vediamo, lui me l'ha preso come allegato, e gli chiedo di generare il post LinkedIn sulla base del transcript caricato. Vediamo, non voglio dargli troppe informazioni aggiuntive, voglio vedere come si comporta senza un prompt troppo strutturato. Claude 3.5 Sonnet, che lei che stupisce. Ho testato il nuovo modello di Anthropic, che devo dire, wow, ecco alcuni punti chiave. Beh, come sappiamo, Claude da questo punto di vista nella generazione dei testi è veramente avanzato, supera anche ChatGPT. Risulta molto più naturale, molto più umano nel modo di scrivere, e devo dire che mi sembra un ottimo risultato, con le poche indicazioni e pochi parametri che sono andato a toccare. Prestazioni spesso paragonabili, qui abbiamo un po' tutta la l'elenco puntato dei punti a favore del nuovo Claude, ma è davvero superiore a ChatGPT, dipende dall'uso che vuoi fare. Nel mio ultimo video ne parlo, quindi qui c'è il call to action, abbiamo le emoji come da richiesta, quindi devo dire che potrebbe essere un progetto da migliorare, da sistemare un pochino, ma potrebbe già essere un bel progetto da utilizzare per la generazione di post LinkedIn. Gli provo a chiedere di generarci altre alternative, ecco 3 alternative di post LinkedIn basati sul transcript fornito. Claude 3.5 Sonnet versus, qua la mette un po' più sul piano confronto, versus ChatGPT, chi vince? Ho messo alla prova un nuovo modello AI Anthropic, i risultati sono sorprendenti, ecco cosa ho scoperto. Devo dire, mi piacciono molto questi post, sono secondo me da ritoccare anche molto poco, non richiedono troppo intervento, ne avevo già parlato, la qualità dei testi di Claude è veramente veramente sorprendente. E vediamo, qui abbiamo tutte le altre versioni. Sono rimasto soddisfatto almeno per il poco tempo che ho speso nella creazione di questo progetto. Sicuramente posso migliorarlo ulteriormente e arrivare a dei risultati ancora più sofisticati ed avanzati. Io ho un qualcosa di simile anche su ChatGPT, adesso proverò un po' a testarli e a compararli. Sempre con in mente che poi è importante comunque intervenire sul contenuto che ci ha generato, quindi andiamolo un po' a sistemare, a modificare, a renderlo ancora migliore. L'intervento umano per me continua a essere fondamentale per contenuti soprattutto di qualità. Quindi abbiamo creato il nostro progetto e possiamo visualizzare tutte le chat qui. Questa è la chat che abbiamo appena avviato, e qui ne possiamo ovviamente avviare un'altra. Per il resto mi sembra comunque uno strumento interessante, molto semplice da creare, ovviamente ci mettiamo 5 minuti. Rispetto ai GPT ci sono però delle limitazioni. Innanzitutto non è presente uno store, quindi non possiamo accedere a dei progetti pubblici, almeno per il momento non possiamo selezionare progetti creati da altri, a meno che non abbiamo un account team, e possiamo in questo caso condividere
fra i membri del nostro team i progetti che creiamo noi stessi, però non c'è un vero e proprio store. In questo caso i progetti sono pensati più come progetti personali o appunto progetti da condividere con i membri di un team di lavoro. Per utilizzarli dobbiamo sottoscrivere il piano Plus, in questo caso possiamo creare dei progetti, utilizzarli per noi stessi, ma non possiamo condividerli, mentre con il piano Teams possiamo creare dei progetti e appunto farli utilizzare anche ai nostri colleghi o comunque ai nostri contatti, ai membri del team. Quindi possiamo creare dei progetti condivisi, per esempio lavoriamo in un'agenzia, lavoriamo in un team marketing, possiamo creare i nostri progetti. Anche all'interno dei progetti possiamo sfruttare la nuova funzionalità Artifacts di cui parlo ampiamente nell'ultimo video che vi ho nominato, poi vi lascio tutti i riferimenti, link, andatelo a recuperare così capite un po' tutte le possibilità che ci offre Anthropic con Claude. Vi lascio a schermo il video di cui vi stavo parlando, fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate, se avete già provato Projects, cosa ne pensate, come lo vedete anche rispetto a AGPT Custom, che al momento secondo me sono più completi, comunque ci permettono di fare più cose. Con i GPT abbiamo poi la possibilità di settare delle action, quindi di far comunicare quei GPT con tool esterni, ma al momento ancora non abbiamo questa possibilità con i Projects. Io con questo vi saluto e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!